mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Filippo Cellai, che mi chiede di parlare del film di Frank Capra del 1934, Accadde una notte, con uno splendido Clark Gable e una altrettanto fantastica Claudette Colbert, due divi dell'epoca che fecero rinascere, insomma, la voglia per la Colbert e fecero soprattutto nascere il mito di Gable, questa pellicola, insomma, del grandissimo Frank Capra, che dirige alla stragrande e che da qui diventerà uno dei re della commedia americana. Qui è una commedia on the road, una commedia slapstick sofisticata, mescola un po' tutti i tipi di commedia. Il grandissimo Frank Capra riesce praticamente a mettere di base una pietra che sarà copiata, remixizzata da tutto il mondo, proprio per il suo modo on the road, per il suo modo di mettere appunto a confronto i protagonisti, per come riesce ad essere ancora divertente ed ancora inserire determinate cose all'interno del racconto per nulla banali. La storia è quella di Ellie Andrews, appunto la nostra Colbert, che è una viziata ereditiera giovane che si vuole sposare con questo tipo che il padre non approva perché in realtà è chiaramente un playboy. La nostra quindi d'impatto decide di scappare e prende praticamente un autobus che parte per Miami, mentre sull'autobus in realtà fa la conoscenza di Peter Weir, un giornalista squattrinato che capisce che con lei potrebbe, insomma, dargli una mano e fare lo scoop, e di tutto il loro viaggio, diciamo così, dentro un'America fatta da posta di grande depressione, dove Frank Capra cercava di portare un po' di ottimismo e risate, appunto. Ma è un film che comunque mostrava le parti più tristi, più particolari, come appunto quello di soffrire la fame, non sapere dove dormire e fare l'autostop, con quella scena meravigliosa che lei insegna a fare l'autostop al Cargrebo alzando la gamba. Poi ci sono tantissime scene, una più divertente dell'altra, in questo viaggio, un on the road puro, appunto, dove i nostri si conosceranno e sempre di più, fino a un certo momento, insomma, in cui la nostra tornerà, e poi il lieto fine, tutto quello che vogliamo, appunto, nelle famose mura di Gerico, ovvero praticamente il divisore nel letto fatto là con lenzuoli e asciugamani appesi, che poi verrà sfondato in realtà alla fine del film. Ma è un film che funziona proprio perché prima di tutto la sceneggiatura è veramente di grande livello, poi la messa in scena di Frank Capra è quella che non si toccano un'altra volta. Un film è di quasi 100 anni fa, con un ritmo pazzesco, un film del 34 che ha questo ritmo, ha questa forza a livello di tempi, ha questa comicità ancora così interessante e così nuova in un certo senso. Poi ripeto, le gag che rimbalzano appunto fra la nostra riccona e il nostro giornalista sono sempre interessanti, i dialoghi fra i due sono frizzantissimi, poi chiaramente si ride, eppure c'è il romanticismo, c'è anche un po' di dramma, tutto all'interno, insomma, di un film che è un capolavoro del cinema americano, naturalmente è un capolavoro del cinema tutto, attraverso proprio la sua visione, ecco, di commedia, che riesce anche essere sociale in un certo senso, riesce a essere anche descrittiva di un periodo, insomma, dove il cambiamento, cosa che la nostra trova appunto tramite il viaggio, che è la cosa che gli interessava di più, avviene, ecco, con l'incontro di qualcosa che veramente, o qualcuno che ti spezza, insomma, i canoni che hai avuto fino a quel momento. Quindi un film progressista, un film che voleva portare avanti un certo tipo di ottimismo americano sicuramente, ma che non ne nascondeva i problemi, ma cercava, insomma, di dare là a qualcosa di interessante a livello proprio costruttivo di narrativa, e riesce in realtà a fare di più, perché per me Frank Capra qui gira un capolavoro, uno di quelli, insomma, inestimabili del cinema di Hollywood del periodo, insomma. Quindi che dirvi di più, per me è assolutamente una magia, uno di quei classici film bomba che vanno visti e rivisti, perché sono una base, insomma, per tutte le commedie di adesso che vorrebbero tanto far ridere, ma che in realtà sono copie dopo copie dopo copie, che buttano tutto sul volgare e niente più. Qui oltretutto c'era un Clark Gable a petto nudo che fece un casino con la giuria e con la censura perché non volevano coprirlo. Un film, insomma, per me che era avanti nel tempo, riusciva a smuovere tantissime cose dell'America del periodo, e anche adesso, visto quasi 100 anni dopo, una novantina di anni dopo, risulta essere più fresco del 99,9% delle commedie che sono uscite negli ultimi 20 anni dell'America. Fate un po' voi. Qui sotto c'è il link, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia. E insomma, questo Accadde una notte parla da solo. Frank Capra 1934, Carl Blegold Cobart, è un film assolutamente da vedere e rivedere, se non da acquistare e tenere lì.